dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Buona domenica a tutti. Ascoltiamo ancora un brano tratto dal discorso dell'ultima cena di Gesù. Dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli, Gesù fa un lungo discorso nel Vangelo di Giovanni, dove lascia un po' il suo testamento ai suoi discepoli, a noi. E l'immagine che usa è un'immagine molto conosciuta nell'Antico Testamento, quello della vigna. C'è un brano molto famoso di Isaia, molto conosciuto, dove ci viene detto che Dio ha piantato una vigna, l'ha curata, se n'è presa cura, e quella vigna però non ha portato frutti buoni. Ecco, era l'immagine del popolo di Israele, l'immagine dell'umanità che non sa rispondere all'amore di Dio. Gesù qui dice qualcosa di più. Dice: io sono la vigna vera. Lui non è solo il dono che Dio fa all'uomo, ma è anche l'uomo che ha saputo rispondere col suo amore all'amore di Dio. In Gesù finalmente quella vigna ha prodotto frutto e dà a noi la possibilità di fare altrettanto, dà a noi la possibilità di essere una vigna feconda, una vigna che porta frutto, se stiamo attaccati a Lui. Questo brano ci dice anzitutto una cosa bellissima: Dio vuole quello che vogliamo anche noi per la nostra vita. Noi tutti vogliamo una vita ricca di frutti. Noi tutti abbiamo in cuore un desiderio di gioia, un desiderio d'amore, il desiderio di una vita che sia vita. E non è che Dio vuole altro, Lui vuole da noi la stessa cosa. I miei desideri sono gli stessi desideri che ha Dio su di me. Lui è lì che contempla quella vite, che contempla la mia vita con grande speranza. Spera che io porti frutto. Ecco, noi a volte pensiamo che nel nostro cuore c'è il desiderio di gioia, di vita, di amore, di serenità, e che Dio invece voglia da noi che stiamo buoni, che viviamo. No, Dio vuole la stessa cosa. Vuole che la nostra vita sia una vita piena di frutti, una vita piena di amore, di gioia, di felicità. E allora non posso avere paura di un Dio così. Come faccio a avere paura di un Dio che lavora perché la mia vita sia una vita riuscita? Di un Dio che mi sta accanto, che si prende cura di me perché la mia vita produca frutti. In questo è glorificato Lui. In quello che anch'io desidero, che la mia vita sia una vita portatrice di frutti. Non posso avere paura di un Dio così, ma solo sorrisi. C'è una frase molto conosciuta di padre Giovanni Vannucci, un grande monaco del 1900, che scrive: il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano di amore e non ce ne rendiamo conto. Ecco, noi siamo immersi in un oceano di amore. Abbiamo un Dio che ci guarda con amore, che si prende cura di noi.
poi Gesù con questa immagine ci dice un'altra cosa straordinaria, direi rivoluzionaria. Noi siamo un prolungamento di quella vite che è Lui. Siamo fatti della stessa materia di Dio. È pazzesco questo. Io sono fatto della stessa materia di Dio, sono un suo prolungamento, sono una goccia dello stesso oceano di amore. Quale tralcio vorrebbe la morte? Quale tralcio vorrebbe staccarsi da quella vita, da quella vite che spinge dentro di me la linfa vitale? Nessuno vuole la morte. Vogliamo che quella vita ci renda vivi, vogliamo portare frutto. Il brano ci parla anche di potatura. Gesù ci purifica, toglie da noi quelle impurità che ci impediscono di portare frutto. La potatura è togliere il superfluo e dare forza e fare in modo, non si vuole uccidere la pianta, tutt'altro, si vuole che quella pianta si concentri di più nel produrre frutti. Purificare o potare vuol dire questo. Quello è un buon tralcio. Se ci sono delle imperfezioni, se ci sono delle impurità, le togliamo perché possa finalmente portare frutto. Dicevo, noi abbiamo fatto dire a questa parola delle cose orribili, perché abbiamo detto la vita, Dio stesso ti manda le sofferenze, ti manda le prove, ma lo fa per il tuo bene. Ecco, a me di un Dio che mi manda il male, anche se lo fa per il mio bene, non piace tanto, un po' come quel padre che a forza di sberle vuole farti inculcare qualcosa nella testa. Anche la potatura non è questo. Non pensiamo alla potatura come a Dio mi ha mandato un cancro perché così io cambio vita. Dio, no, non è questa la potatura. Ci sono delle imperfezioni nella mia vita, ci sono delle cose che mi impediscono di portare frutto. Lui le toglie perché io possa portare frutto. La sua parola mi pota perché io possa portare frutto. Ecco, togliamoci dalla testa questo, che Dio ci tira dei ceffoni dicendoti è per il tuo bene però, perché noi di un Dio così non ci fidiamo, come di un padre così non ci fidiamo tanto. Voi siete già puri a causa della parola che avete ascoltato. Ecco, quella parola che ci purifica, se io la vivo, quella potatura c'è nella mia vita, io tolgo. Se ascolto la sua parola, se imparo a farmi dono agli altri, se comincio a vivere quell'amore che lui ha per me, che io riconosco e voglio passare agli altri, quella potatura avviene nella mia vita. Siete puri grazie a quella parola che io vi ho annunciato, quella parola che lui ci ha appena detto: amatevi gli uni gli altri, lavatevi i piedi gli uni gli altri come ho fatto io, così fate anche voi. Ecco, quando saremo di fronte a Lui, non ci chiederà quanti rosari abbiamo detto, quante messe abbiamo celebrato, io prete, a quanti pellegrinaggi ho partecipato, quanti digiuni ho fatto. Mi chiederà: ma tu hai saputo perdonare, hai saputo lavare i piedi agli altri, hai saputo riversare un po' di quell'amore che io ti ho dato, che era un oceano, qualche goccia di quell'amore hai saputo riversarlo agli altri. Ecco, le messe, i rosari, il digiuno, il pellegrinaggio sono strumenti attraverso i quali io posso imparare ad amare. Sono strumenti per sviluppare l'amore, non per essere migliori degli altri e più degni del perdono dell'amore di Dio. Secondo la concezione dell'epoca, Dio era il puro e bisognava essere puri per entrare in contatto con Dio. Gesù ci dice che l'essere puri per stare in contatto con Lui, per rimanere in Lui, non è la devozione, ma è l'amore e vivere la sua parola. Quello mi fa rimanere in Lui. Ecco, rimanete in me se volete portare frutto. Da chi volete far nutrire la vostra vita?
Ce ne accorgiamo anche nella vita di tutti i giorni. Se sto sempre con persone che criticano tutti, che sparlano di tutti, che divento anch'io così. Se sto con persone col cuore grande, divento anch'io così. Allora, da chi voglio lasciar nutrire la mia vita? Da Gesù e dalla sua parola, oppure la lascio nutrire da qualcos'altro? Io divento quello di cui mi nutro, io divento quello da cui mi lascio nutrire. Rimanete in me e io in voi, e allora portate frutto. È una conseguenza, non è uno sforzo. Il tralcio non si deve sforzare il portare frutto, basta che resti attaccato alla vite, basta che si lasci nutrire da quella vite. È quello che ci chiede Gesù: lasciati nutrire da me, lasciati nutrire dalla mia parola. E allora i frutti li porti. Come se tu sei collegato alla radio, puoi ascoltare la radio. E non è che ti sforzi, la radio non si sforza. Sei sintonizzata su quel canale, ti fa sentire quel canale. Se ho il collegamento a Sky, io posso vedere Sky. Se non ce l'ho, per quanto mi sforzi, non posso vedere Sky. Con Gesù è la stessa cosa. Se io mi lascio nutrire dalla sua linfa, se io mi accorgo di quell'oceano di amore nel quale sono immerso, allora posso diventare capace di portare anch'io amore, posso diventare capace di portare anch'io frutto. Per Giovanni, chi non rimane in Gesù si inaridisce e non può più dare vita, perché uno arido non è più capace di dare vita, di dare amore. Soltanto se rimaniamo in Lui possiamo non inaridire la nostra anima. Se tu sei senza Gesù, tu sei arido. Doni cose, doni formalità, doni esteriorità, ma non doni vita, non doni amore. Solo lasciandoti nutrire da Lui puoi diventare così. Ecco, ci interessa essere tralci di questa vite, tralci destinati e chiamati a portare frutto. La stessa cosa che noi vogliamo per la nostra vita. Chiediamo al Signore di saper stare uniti a Lui. Buona domenica a tutti. Portiamo frutti di bene nella nostra vita.